Un piccolo gesto di solidarietà per aiutare e sostenere le famiglie in difficoltà. Con questo spirito, i volontari del Comitato Provinciale di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana, grazie alla collaborazione di alcuni punti vendita in città appartenenti a una catena presente su tutto il territorio nazionale, organizzano per venerdì 4 settembre una giornata di raccolta di prodotti per l'igiene personale e per la casa, da destinare ai nissegni, che complice anche la crisi economica che ha colpito il paese, hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Bagnoschiuma, shampoo, deodoranti, spazzolini per i denti, dentifricio, pannolini, prodotti per bambini, detersivi per la biancheria, per i pavimenti e per i piatti, schiuma da barba, rasoi, spazzole per i capelli, prodotti che saranno richiesti dai volontari. L'idea nasce da una necessità che abbiamo verificato con i nostri assistiti di ricevere beni, oltre che dal punto di vista alimentare, che è attività che facciamo praticamente quotidianamente, ma anche di beni per la pulizia e per l'igiene, non solo per persone adulte, ma anche per i bambini. Prodotti che hanno un certo costo che purtroppo oggi molte famiglie nissene non hanno la possibilità di poter acquistare. E quindi, avendo avuto la disponibilità da parte di una grossa catena nissena di negozi che vendono appunto questo tipo di prodotti, daremo la possibilità domani, giorno 4, di poter fare una raccolta a tutti i cittadini che lo vorranno, dandoci appunto dei beni, facendo in modo che i nostri volontari siano all'interno dei negozi, di questi punti vendita, e poter così dare qualcosa per le persone bisognose nissene. L'appello è quello di aderire con forza, perché le necessità di questa città sono veramente tante. I bisognosi aumentano quotidianamente e non solo coloro i quali hanno difficoltà di lavoro, ma anche coloro i quali hanno ancora un lavoro, hanno una pensione, però non riescono ad arrivare a fine mese. Quindi abbiamo molte famiglie che ogni giorno vengono a chiedere ai nostri servizi sociali, al nostro sportello in Viale della Regione, e vengono a chiedere aiuto, vengono a chiedere bisogno, molto spesso con dignità e pudore, evitando di andare magari ai servizi sociali del comune dove riescono a trovare troppo affollamento e quindi hanno anche vergogna.